Ciao ragazzi, finalmente ho ripreso la cocca dopo tanto tempo, va alla grande adesso dietro di me e come primo giro per provare un po' il motore, il cambio nuovo, ho deciso di venire ad Erve, che è un piccolissimo paese in provincia di Lecco, che si raggiunge tramite una delle strade che secondo me è fantastica, è tutta, come vedrete dopo nel video, scavata dentro nella roccia, qua si vede una delle ultime curve. Prima di arrivare in cima, questa è la penultima, praticamente dietro le mie spalle c'è il paesino che è davvero molto piccolo e una volta arrivati in cima al paese potete solamente fermarvi con la moto e parcheggiare. Vedete dove c'è quella bandiera dell'Italia? Non so se si vede, si va ancora avanti 200-300 metri e si arriva a una rotonda perché è strada chiusa. Da lì partono poi tutti i sentieri che si fanno a piedi, infatti. È una località molto conosciuta dagli amanti della montagna, dove si può salire a metà strada, si arriva alla capanna Monza, mentre in cima c'è il rifugio Azzoni, che conosco molto bene, tra l'altro. Adesso vi riproporrò il video rifacendo la salita, poi la discesa. Da qua proseguirò per Carenno fino a tornare praticamente in Brianza. Gustatevi il video e fatemi sapere cosa ne pensate. Ho deciso di parlare, ma davvero poco, giusto la presentazione, perché è una mia scelta personale, qualcuno me l'ha chiesto, perché ormai praticamente tutti fanno i video, c'è gente più brava di me nel farli, e quindi nel senso a me piace solamente farvi vedere la strada che percorro, dove arrivare, perché non so. È una mia scelta, me la voglio godere e appunto perché quando guido mi godo il paesaggio, non ho voglia di parlare, a volte mi emoziono molto grazie alla moto e quindi nulla, ho preso questa decisione. Raramente parlerò nei video e vi racconterò comunque che giri faccio, cosa faccio. Ah, ne approfitto per dire che tra poco partirà un grande progetto in collaborazione con una ragazza che ha un suo blog, ancora non anticipo nulla, se ne parlerà fra circa un mesetto, così ci conosceremo meglio. Ecco, lì mi toccherà parlare tanto, ma non mi vedrete in faccia anche perché sono davvero brutto e vi risparmio questo horror. Ecco, ciao a tutti e alla prossima. Bye.
Thank you.